Io credo che questa scelta di porre la fiducia sia un problema non solo per il sindacato, sia proprio un problema anche per il Parlamento, perché se su questioni così importanti passa la logica che il Parlamento non esiste più di fatto, che vota non la fiducia al governo, vota la sfiducia a se stesso, io penso che questo renda evidente la crisi anche democratica che sta attraversando il nostro Paese. Sinceramente dovrebbe essere una riflessione che fanno anche i parlamentari, perché se nel Paese passa l'idea che il Parlamento è inutile e i problemi si risolvono dando delega al governo che da solo decide qualsiasi cosa, a me pare che la complessità del quadro e della situazione dovrebbe portare ad altre riflessioni. Detto questo, noi non ci fermiamo nemmeno di fronte alla fiducia. Siccome consideriamo che quei provvedimenti che vogliono prendere non sono giusti e da un certo punto di vista, proprio perché la delega è totalmente in bianco e quindi può lasciare spazio a qualsiasi interpretazione, credo che tutto questo aumenti la necessità e le ragioni di mobilitarci, perché la vera partita a questo punto non si gioca in Parlamento, si gioca nel Paese e si gioca sulla base del consenso e della rappresentanza. Siccome noi pensiamo che l'idea di un lavoro qualsiasi senza diritti è una follia e non piace neanche a chi è giovane, noi vogliamo invece affermare un'idea diversa dove il lavoro ha dei diritti e dove si rilancia un'idea anche di futuro e di paese diverso. E su questo siamo pronti a fare la nostra battaglia fino in fondo e non escludendo nessuna iniziativa con i tempi che sono necessari.